Presidente, oggi due temi importanti, sanità e contributi per il territorio. Partiamo dalla sanità. Beh, la sanità, come abbiamo sempre detto, siamo arrivati dopo un percorso a poter annunciare con certezza che dal 1 febbraio del 24, ovvero di qua a tre mesi circa, riaprirà il punto nascita di Sanremo. È un punto nascita fondamentale in questo momento, dove Santa Corona, oggi colpito da un incendio in fase di ristrutturazione, non può garantire quel servizio che garantirà certamente in futuro, e quindi diventa indispensabile che Sanremo e Imperia abbiano i due punti nascita, anche per sopperire evidentemente a un pezzo della provincia di Savona più esposta verso il ponente. È chiaro anche che tutto questo poi avrà una conclusione nell'ospedale unico di Taggia, di cui il 20 di novembre approveremo la variazione urbanistica e poi evidentemente cominceremo il percorso di progettazione. Ecco, ma non sembrava così scontato fino a qualche settimana fa, gli animi erano piuttosto caldi qua. Guardi, non è mai scontato quando parliamo di sanità italiana, perché la carenza di medici, purtroppo, la carenza di infermieri, purtroppo, la carenza di tecnici, purtroppo, soprattutto in realtà periferiche, verso le ali, lontane dalle università, non ci consentono mai di avere la certezza matematica. Il combinato disposto delle gare fatte per individuare medici, cooperative, la collaborazione con il Gaslini, che sta prendendo ovviamente sempre più terreno, anche le gare effettuate e i concorsi dal Gaslini per fornire il servizio, oggi ci fanno dire che è una cosa fattibile e necessaria. Lei ha detto chiaramente alla politica e a chi amministra che è inutile tirare per la giacca sui temi sanitari la regione in questo caso. Beh, credo che sui temi sanitari la politica debba discutere di sanità, non di localizzazione, di bandierine, di campanilismi. Il tema è fornire ai cittadini della Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, un servizio sanitario sempre più efficiente, tenendo conto delle risorse, che sono poche, soprattutto quelle umane, perché i soldi spesso ci sono ma non si trovano i professionisti, e che i professionisti non si possono dividere in due e strapparli come fossero una giacca o un maglione. Quindi questo la politica deve affrontare con quello che ha nella disponibilità, al meglio che si può, le esigenze dei territori, sapendo che la moderna dottrina prevede che accorpare è meglio che dividere, che grandi poli ospedalieri sono più efficaci di piccoli poli ospedalieri, e questo credo che ormai la politica dovrebbe averlo imparata tutta. Signor Sindaco, punto nascita Sanremo, adesso ufficiale, la considera una sua vittoria? La considero un punto di arrivo importante, che con tutto il Consiglio Comunale e varie forze politiche abbiamo fortemente voluto. Adesso lavoriamo, anche oggi ho chiesto che ci sia ancora un ulteriore incontro per andare a vedere tutti i dettagli, per capire bene il 1 febbraio come aprirà il punto nascita. Dunque sì, sono molto soddisfatto, ovviamente, perché è un qualche cosa che la nostra città gli ha dovuto, nel senso, abbiamo già dal 2016 abbiamo avuto un piano che era ben chiaro in base alla conferenza dei sindaci, il quale diceva che il punto nascita comunque doveva rimanere a Sanremo. Poi ci sono stati i lavori, è stato spostato e oggi è giusto che ritorni, e siamo ben lieti di cogliere questa notizia e poi di lavorare insieme a tutti i gruppi del Consiglio Comunale, capigruppo del Consiglio Comunale, insieme all'assessore Pireri, per capire quali saranno i dettagli e come lo apriranno. Le rifaccio la domanda. L'assessore Scaiola ha detto chiaramente che il punto nascita era già nei piani della Regione e che non serve tirare la giacchetta dei politici, però lei quella sera, insomma, non è che ha detto tutto bene. Ma io parto da questo presupposto, che io parto molto prima, perché purtroppo ormai sono diversi anni che faccio sindaco, però c'era un accordo in conferenza dei sindaci dove ci doveva essere un determinato sviluppo della sanità, che poi non è avvenuto, e questo quel giorno, quando mi è stato presentato in quella maniera, sicuramente mi ha nervosito. Però oggi prendiamo le cose positive, che è stato fatto un bel passo avanti e di questo siamo grati. Assessore, possiamo dire ce l'abbiamo fatta? Sì, insomma, è stato un lavoro complicato, è stata un'operazione che era in qualche modo in atto da un po' di mesi, con l'ASL numero 1, con l'ospedale Gaslini, che sono i due artefici tecnici di questo progetto, perché naturalmente ci vuole la parte legata alle ostetriche, ai ginecologi, agli ostetrici, ma anche la componente neonatologica e pediatrica, che invece è in capo al Gaslini nel progetto Gaslini diffuso. Quindi il 1 febbraio, che è una data, diciamo, che le due strutture si sono date con un margine di sicurezza, partirà il punto nascita anche qua.
Devo dire che questo è un provvedimento che va inscritto all'interno di un provvedimento molto più grande. Interlocuzioni importanti ci sono state con il Ministero della Salute, che aveva posto per la Liguria 8 punti nascita, e noi, dopo una serie di importanti interlocuzioni con gli uffici dei ministeri, siamo arrivati a spiegare le nostre ragioni e siamo riusciti ad ottenere una deroga per 9 punti nascita. E questo in ragione dell'orografia, delle caratteristiche di questa zona. Questa particolare parte del territorio ligure vi è una carenza di personale più elevata rispetto alla normale cronica carenza di personale in tutto il paese, perché questa è una zona che ha in qualche modo un assorbimento da parte della Francia di molti professionisti, per esempio attraverso semplicemente contratti più appetibili. Noi abbiamo allo studio, e stamattina a margine del 40° congresso ANCI ho parlato a lungo col ministro della Salute Schillaci, parlando proprio della Liguria, ma dello specifico di quest'area, per provare a trovare delle strategie che favoriscano in qualche modo il rimanere, il mettere radici qui da parte dei medici, in particolare dei giovani medici, l'effetto dell'università, la presenza delle foresterie, qualche cosa anche di economico, quindi un pacchetto che possa aiutare in qualche modo a rinforzare questo straordinario luogo bellissimo, ma che in questo momento soffre di una problematica legata appunto alla carenza di personale. Direttore, finalmente a febbraio aprirà il punto nascite a Sanremo, con i soliti problemi però per ASL 1 di reperire medici, infermieri e quant'altro. La fatica è grossa, l'impegno anche, la richiesta del Presidente Assessore è stata chiara, di conseguenza insieme al collega del Gaslini ci siamo impegnati e la data ipotetica è quella dichiarata.